Si riconferma evento di successo la Notte di Suoni e Sapori, Notte dei Saldi, organizzata dalla Proloco di Rivarolo Canavese. Come sempre tantissime le persone giunte nel centro città, chiuso al traffico, per assaporare i piatti della tradizione piemontese preparati dalle Proloco del territorio, tra animazione, balli, giochi e negozi aperti in occasione dell'inizio dei saldi. Soddisfatti per l'esito della manifestazione, gli organizzatori. Sì, siamo molto soddisfatti perché comunque abbiamo lavorato per 3-4 mesi per preparare nei dettagli questa notte di suoni e sapori, notte dei saldi, che ha il solito format di tutti gli anni e tutti gli anni ha un buon riscontro da parte del pubblico e di chi viene ad approfittare. Segreti non ce ne sono, se non come dire, la voglia di fare qualcosa per la propria città, per far arrivare le persone da fuori, perché possano vedere che Rivarolo commercialmente e non solo può offrire molto a chi viene, e sicuramente questo per una Proloco è una soddisfazione. Voglio ringraziare come sempre tutti i proprietari dei cortili che ci ospitano, ce li mettono a disposizione, ospitano tutte le Proloco, mettono a disposizione luce, acqua, gentilezza e disponibilità e sopportazione, perché ci sopportano nei giorni precedenti alla manifestazione per preparare e nei giorni successivi per poter smontare. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che quest'anno con cui abbiamo collaborato e ci è venuta incontro, tutte le forze dell'ordine, a cominciare dalla nostra polizia municipale che si è veramente prodigata perché tutta la manifestazione potesse andare bene, i carabinieri che ci danno anche una mano per mantenere la sicurezza, visto le circolari Gabrielli eccetera 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 che conosciamo, ringraziare tutte le Proloco che vogliamo ospitare, che siamo contenti di ospitare, e tutte quelle circa 100 persone e di volontari che ci danno una mano, la Protezione Civile di Rivarolo, e poi sicuramente avrò dimenticato qualcuno. Comunque veramente grazie, e speriamo il prossimo anno di poter fare ancora una notte di suoni e sapori a questo livello.